Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché finalmente abbiamo aggiornamenti, abbiamo news di cui parlare. E tutto ciò di cui parleremo oggi saranno fondamentalmente le informazioni che ci accompagneranno da qui fino all'inizio del mese nuovo, quindi al mese di novembre, dove avremo appunto un nuovo update per quanto riguarda il gioco. Avremo delle nuove funzionalità che potremo vedere già a partire dall'inizio del mese prossimo, e alcune di queste sono veramente incredibili e spero veramente che possano essere inserite il più presto possibile, mentre invece il resto sarà una visualizzazione un po' generale degli eventi, guardare un pochettino quello che è il gioco in questo momento e soprattutto parlare poi successivamente del banner nuovo che è uscito in concomitanza con l'evento del Critical Threat. Quindi abbiamo un nuovo banner che però non è collegato con la Guild Battle che è cominciata anche in questo momento. Detto ciò, parliamo delle news in generale. Come potete vedere abbiamo un nuovo banner che praticamente fa capolino con la testa in concomitanza col Critical Threat. I personaggi in questione sono Red e Barrett, che ricevono entrambi una nuova arma, però Red riceve anche il costume. E vedremo ovviamente nel video a parte che farò uscire subito dopo questo, analizzando un po' il banner e analizzando un po' quelle che sono le armi, è un banner che comunque sia, a mio avviso, resta molto valido. La cosa buona, ovviamente, di questo banner è che, non essendo un limit break, queste sono armi che si potranno comunque recuperare, quindi non abbiamo la necessità di dover necessariamente pullare subito e in fretta, anche perché vi ricordo che inizio di mese prossimo, o comunque mese prossimo in generale, secondo il calendario che abbiamo analizzato qualche settimana fa, dovremmo praticamente avere uno special event che molti pensano addirittura essere una collab. Quindi a quanto pare si potrebbe effettivamente avere già la prima collab di Angeal, perché Angeal è uno dei più è uno dei favoriti per prendere appunto posizione in questa collab, e vedere effettivamente che cosa succede. Detto ciò, parliamo di questo banner dove appunto abbiamo due armi, ovvero la Pilot's Collar per Red e l'Escution Cannon per Barrett. Per Red che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente una cura, fondamentalmente abbiamo la controparte di quella che è la centipede di Matt, in quanto abbiamo una cura con incremento di MDF All che funziona esattamente come la centipede, quindi mid e poi mid-high fondamentalmente, quindi è proprio la controparte effettiva della centipede. Ottima arma, a dire la verità, perché appunto cura e difesa magica contemporaneamente possono essere molto valide, soprattutto per chi è investito sul Red. Mentre invece per quanto riguarda Barrett abbiamo un'arma che è incredibile dal punto di vista di core ability, che è esattamente l'arma che io avrei voluto però su Matt e non su Barrett, perché abbiamo Zone of Protection, che è la core ability, dove appunto abbiamo la possibilità di incrementare la difesa magica e in più l'attacco magico di tutti gli alleati. Quindi capite bene che questa è una sorta di Kamura, però inversa, quindi avere attacco magico e difesa magica che comunque viene incrementata a tutti gli alleati. È un'ottima arma per Barrett, soprattutto per chi ha investito su di lui, un po' come me, che ho investito su Barrett per averlo come supporto, e questa potrebbe essere un'arma che potrebbe in un certo senso confermare la mia ipotesi di avere Barrett come supporto prettamente magico e Matt invece prevalentemente come support fisico. Quindi potrebbe essere senza ombra di dubbio un'ottima arma, anzi è senza ombra di dubbio un'ottima arma per Barrett, che però avrò modo di recuperare piano piano. Successivamente abbiamo anche il costume di Red, che abbiamo un incremento di Healing e Buff Debuff Extension Plus, quindi l'Arcanum, mettiamola così, del buff debuff extension, che consente a tutti coloro che hanno investito su Red dal punto di vista di support di avere praticamente una skin incredibile.
dato che Red gioca tantissimo su quelli che possono essere buff e debuff tramite gli imperi elementali, le difese, la riduzione appunto di attacco magico del nostro avversario e in più la healing in generale, che potrebbe in un certo senso permettere a Red di diventare competitivo tra virgolette per quanto riguarda alcuni content e soprattutto alcuni setup dove Red è preferibile rispetto a tanti altri. Quindi avere comunque questi personaggi che giocano tanto sui debuff ma allo stesso tempo possono curare sono comunque delle ottime alternative. Quindi devo dire che questo banner a mio avviso è molto buono, mi piace tanto, ma ne parleremo meglio in seguito. L'ultimate weapon invece è ancora quella di Kite Sith e non pensavo di vedere ancora Kite Sith all'interno di un ulteriore banner, perché questo addirittura è il quinto banner dove è presente la ultimate di Kite Sith, a differenza di Sephiroth che è stato presente solo in tre banner, quindi diciamo una sorta di squilibrio già che si è venuto a creare all'interno del gioco. È anche vero che Sephiroth è uscito all'interno dell'anniversario con tre banner limited, quindi è stato molto più probabile pullarlo e anche più probabile appunto andare a piti con i banner anniversario. Però avere comunque Kite Sith addirittura su 5 banner, questo ci fa riflettere sulla ciclicità di quelle che potranno essere le ultimate weapon, ma vedremo se effettivamente sarà così anche in futuro. Un nuovo wallpaper che ovviamente viene inserito nel momento in cui si raggiungono i due overboost nel nuovo collare di Red, e poi al solito le Mako Gem che possono essere scambiate per ottenere appunto l'arma o i brand 5 stelle che ovviamente potrebbero farci comodo. Nuovo banner per il raggiungimento dei 10 milioni di download, quindi abbiamo tagliato un altro traguardo su Ever Crisis, dove appunto abbiamo la possibilità di pullare singolarmente questo banner per 3000 gemme rosse, con ovviamente arma 5 stelle garantita, quindi piccolo banner. Evento invece che esce in concomitanza con la Guild Battle, e questo sinceramente un po' mi spiazza, perché ovviamente tutte le energie, tutto ciò che si farà, per meglio dire, all'interno di questi giorni nel gioco, sarà probabilmente migliorarsi nel competere nella Guild Battle, e quindi si avrà comunque meno tempo di affrontare il Critical Threat. Cercherò di chiuderlo il più in fretta possibile e far uscire anche i video guida già oggi pomeriggio per le varie difficoltà ex qualora dovessero esserci, e poi vedremo un pochettino come organizzarci per il tutto. Critical Threat, dove abbiamo praticamente due armi free to play, ovviamente due armi che verranno rilasciate in due fasi diverse dell'evento, prima e seconda fase. La prima fase vedrà appunto l'arma di Vincent in questo caso essere rilasciata, mentre invece la seconda parte dell'evento vedrà l'arma di Barrett. Io ovviamente ho già le immagini, potrei farvela vedere effettivamente, e direi che ve la faccio vedere, quindi se mi date un secondo vi faccio vedere appunto l'arma. Eccola qua, questa sarà la seconda arma che praticamente vedete, questa è quella di Vincent che è per l'appunto una pistola fondamentalmente, mentre invece questo è letteralmente il fucile come quello che possiede Barrett, proprio alla forma molto simile addirittura all'assault gun, quindi è un fucile che per l'appunto Barrett avrà modo di poter ottenere nella seconda parte dell'evento. Come potete vedere è un'arma che incrementa l'attacco fisico, dà un po' di HP e in più garantisce regen, quindi un'arma totalmente da supporto che è possibile ottenere tramite i classici ticket jackpot. Quindi fate l'evento, farmate i ticket, pullate all'interno del banner e cercate di ottenere tutte le varie ricompense. Il Critical Threat solitamente possiede anche la Crash, quindi sono curioso di vedere la seconda parte in cui verrà effettivamente inserita la Crash, per vedere che cosa si sono inventati, il ritorno delle Crash. Guild Battle numero 4, nuovo evento a disposizione in questo momento all'interno del gioco, ovviamente per partecipare dovrete essere all'interno di una gilda. Vi ricordo che durante il periodo di Guild Battle sarà possibile joinare in qualsiasi gilda, ma non si potrà uscire. Quindi se siete senza gilda e state cercando una gilda, noi in gilda 2 abbiamo ancora qualche posto disponibile, quindi potete tranquillamente fare richiesta. Venite su Discord e dopodiché avrete modo di poter fare richiesta per la gilda numero 2.
che sta cercando comunque ancora qualche posto libero, un paio di posti liberi, forse due o tre posti liberi, quindi lo spazio ancora c'è. Per quanto riguarda la Guild Battle numero 4, avremo al solito il funzionamento di armeria, il funzionamento appunto dei personaggi che dovranno combattere il boss o i boss in questa occasione nei vari livelli di difficoltà, e purtroppo, a dire la verità, i boss che dovremo affrontare sono i due Vajadra, Varjadara per così dire, perché si chiamano Varjadara, Iga e Ra. Due boss che solitamente abbiamo visto deboli all'elemento terra, solitamente. Qui invece li hanno praticamente ribuildati con l'acqua. Questo a significare che non solo il gioco ci sta dicendo che ha il coltello dalla parte del manico, perché io sinceramente avevo ipotizzato diversi boss che potevano essere concordanti con la meccanica di acqua fisico. Quello più gettonato per me poteva essere lo scorpione giallo, quello che abbiamo avuto in diverse occasioni, che era appunto resistente all'acqua, resistente ai danni fisici, e quindi avremmo avuto una sorta di meccanica inversa per rimuovere appunto i suoi potenziamenti e permettere ad Angil di farsi tankare con il provoke gli attacchi singoli che riducevano la difesa magica. Quindi secondo me lo scorpione, il guard scorpion giallo, era quello più papabile e anche quello più secondo me coerente con la meccanica anche del provoke di Angil. Qui invece abbiamo addirittura due boss che fanno addirittura un attacco AOE iniziale che c'entra poco con il provoke di Angil. È vero che qui mettono in evidenza il fatto che loro attaccheranno spesso e volentieri singolarmente, e quindi avere Angil con il provoke aiuterà a non far colpire gli altri alleati, ma al tempo stesso è anche vero che gli attacchi AOE possiamo farci ben poco, quindi non lo so quanto sia intelligente mettere un boss del genere. Sinceramente parlando non me l'aspettavo e non trovo neanche che sia molto leale, molto molto leale da parte loro mettere un boss del genere, però va bene, è un mio pensiero, è una mia opinione. Praticamente che cosa ci dice il gioco? Ci dice che loro due utilizzano potenti attacchi collegati, quindi faranno degli attacchi insieme molto potenti, e quando il danno viene inflitto, cioè quando noi praticamente attacchiamo i nostri avversari, veniamo counterati con l'attacco Gush, che infligge addirittura difesa fisica down. Successivamente utilizzano anche un attacco speciale che sarebbe un buff, in questo caso Wrathful, per incrementare la loro difesa fisica, difesa magica e difesa, cioè attacco fisico, difesa fisica e difesa magica. Quindi capite benissimo che è un boss che non solo ci darà una bella rottura di scatole counterandoci ogni volta, ma dovremo anche gestire le loro difese e i loro attacchi fisici in diversi modi. L'acqua è la loro debolezza, quindi tutte le abilità d'acqua sono estremamente efficaci. Inoltre, molti attacchi single target verranno utilizzati, quindi utilizzare provoke può essere efficace. Ovviamente Angil qui deve splendere come non ha mai spleso, ok? E giustamente hanno fatto una guild battle incentrata sul personaggio di Angil. Ovviamente non ce l'ho con loro per questo motivo, perché era assolutamente prevedibile questa cosa, ce l'ho di più per la scelta del boss, e secondo me c'entra veramente poco con proprio tutto il sistema, però vabbè, alla fine il gioco non è sotto la mia gestione. Campagna di 10 milioni di download, quindi anche qui abbiamo la possibilità appunto di celebrare i 10 milioni di download con un premio singolo login che ci verrà consegnato nel momento in cui entreremo in gioco, di ben 3000 gemme blu, quindi una multi praticamente regalata, e poi completare alcune missioni per ottenere addirittura 100 ticket e un ticket 5 stelle garantito. Quindi è molto 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 bella. Inoltre, durante tutto il periodo di 9 giorni a partire da oggi, avremo anche delle lottery box che ci consentiranno di ottenere oggetti al loro interno. Ovviamente pacchetti disponibili all'interno dello shop che si potranno ottenere pagando con i soldi veri, e queste sono praticamente tutte le informazioni nuove che abbiamo a disposizione del gioco già adesso. Mentre invece quello di cui voglio parlarvi un secondo è ciò che il data mining effettivamente ci ha comunicato
per la nuova batch di aggiornamento della versione 2.20, anzi la 2.2.0 del gioco, che dovrebbe essere rilasciata attorno o il 30 di ottobre o il 6 di novembre. Quindi abbiamo questa finestra di tempo dove avremo la possibilità di aggiornare il gioco. Gli aggiornamenti presenti sono molto molto succosi. Abbiamo appunto una nuova configurazione per quanto riguarda nuove ricette e nuovi parametri che verranno inseriti all'interno delle materie. Quindi avremo magari delle materie migliori finalmente da poter craftare, sia in termini di utilizzo e sia in termini anche di passive che ovviamente possiedono le materie. In più è stato anche aggiunto il fatto che il prossimo banner della prossima settimana potrebbe avere Angil e Kite come personaggi principali, quindi il banner collab o comunque il banner dello special event potrebbe effettivamente avere al suo interno Angil e Kite. Leviathan e Bahamut saranno la prossima dual summon, quindi una summon che potremo gestire un po' come Ifrit e Bahamut, quindi in realtà non dovrebbe essere troppo complessa a dire la verità, ma ovviamente vedremo poi cosa succederà da qui alla prossima batch. Una nuova meccanica tra l'altro verrà aggiunta all'interno del gioco per ridurre la dimensione del gioco stesso, dato che molti si sono lamentati del fatto che il gioco pesi tanto, ed effettivamente è così. Quindi adesso si sta pensando addirittura di eliminare definitivamente tutte le vecchie cose presenti all'interno del gioco e praticamente liberare spazio per aggiungere cose nuove. Verranno inseriti degli oggetti all'interno della gilda che potranno essere acquistati con i punti di gilda, ma che però potranno essere utilizzati da tutti i membri del gruppo. Questa è una cosa interessante perché bisognerà vedere che cosa si potrà acquistare e che cosa effettivamente ci permetteranno di ottenere. Quindi i punti che noi praticamente stiamo accumulando in questo momento all'interno della gilda, che sono più di 100k ormai, potranno essere spesi non per aumentare i posti della gilda purtroppo, ma per ottenere oggetti che tutti quanti potremo utilizzare, magari qualche boost per il drop rate aumentato, qualche boost magari per poter incrementare qualche statistica, qualche brand magari, vedremo. Successivamente abbiamo praticamente anche l'introduzione di quelle che potrebbero essere le difficoltà X all'interno dei dungeon, quindi questa in realtà è un po' una sfida ed è anche una notizia, diciamo, un po' più interessante per chi gioca da tanto tempo o per chi ha un account ben messo, quindi avere dei dungeon con difficoltà aumentata. Dei nuovi settings, invece delle nuove impostazioni che verranno aggiunte all'interno del gioco, che gli permetteranno di incrementare il movimento durante l'esplorazione dei dungeon, permettendoci comunque di completarli più velocemente, e questa è una cosa comunque comoda, perché avere il pupetto, no, che si muove all'interno del dungeon così lento, in realtà adesso ha la possibilità di correre un po' più veloce. E poi le notizie che appena ho letto mi sono praticamente venuti i brividi, perché non potevo letteralmente crederci, sono un nuovo settaggio che verrà aggiunto all'interno delle opzioni, dove sarà possibile ottenere la modalità True Manual, quindi non ci sarà spreco di ATB, i personaggi non utilizzeranno core ability fin quando voi non darete il comando, quindi praticamente un vero e proprio True Manual, cosa che molti stavano aspettando e che molti stavano chiedendo, che effettivamente può essere un grandissimo vantaggio per coloro che sono abituati a giocare in manual. E poi un nuovo settaggio per impedire le animazioni della telecamera durante gli attacchi. Ragazzi, questo è un sogno ad occhi aperti. Finalmente, una cosa che stavo aspettando da veramente un sacco di tempo, io l'ho chiesto da inizio gioco, avere la possibilità di avere la telecamera fissa e non doversi più preoccupare delle animazioni che impediscono la visualizzazione degli attacchi dei boss. Adesso è realtà. Potremo averla prima del previsto questa feature e non vedo l'ora di poterla utilizzare. Quindi le telecamere non daranno più fastidio e potremo giocare in full manual e inoltre non avere più il disturbo della telecamera che si sposta e si muove durante le varie animazioni di core ability. Inoltre la prossima Ultimate, a quanto pare doveva essere Eris, invece sembra esserci un cambio di programma e Tifa dovrebbe essere la prossima Ultimate Weapon e successivamente Yuffie.
Quindi si parlava di Eris come Ultimate, mentre invece a quanto pare avremo prima Tifa e poi addirittura Yuffie. Eris è sparita, non so perché, probabilmente si sono resi conto che ultimamente Eris era diventata troppo forte e quindi devono aspettare un pochettino prima di renderla ancora più forte. E così hanno sostituito Tifa e poi successivamente Yuffie. Quest'ultima notizia ovviamente non ci metterei la mano sul fuoco perché è un cambiamento continuo, quindi non prendete per oro colato quello che vi sto dicendo, ma tenetevi pronti perché se i vostri personaggi preferiti sono Tifa o Yuffie, potreste avere la loro ultimate pullabile prima del previsto. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, ho già parlato a sufficienza. Adesso andremo ad analizzare il banner in un video separato che farò uscire subito dopo questo. Quindi spero che le notizie possano esservi state utili, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questo pacchetto di informazioni e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!